A Giulianova, a seguito degli atti vandalici registrati sulla statuetta di Padre Pio nella cappelletta presente nel quartiere Annunziata, questa mattina è stata benedetta e posizionata la nuova statua di San Pio. La cerimonia è stata presenziata dal parroco dell'Annunziata, Don Ennio di Bonaventura. La settimana scorsa i vandali hanno staccato la testa alla vecchia statua del santo, suscitando particolare sdegno nel comune costiero. Sì, è stato un momento di grande solidarietà da parte del quartiere, che poi una signora, molti volevano fare le offerte, però una signora ha voluto donarla a lei, la statua, però la cosa bella è che tutto il quartiere ha risposto, è stata vicino a questo momento anche con messaggi, telefonate, veramente un momento di grande solidarietà. Abbiamo messo questa rete per cercare di non far mettere con le mani, cercare di prendere, perché poi abbiamo saputo che altre cose erano state portate via dalla cappella, quindi sono cose un po' tristi, però adesso è stato un grande momento. La statua che era stata decapitata, che dopo qualche giorno è stata ritrovata la testa, verrà ora restaurata. Sì, adesso verrà restaurata da un'artista, Monica Senigalletti, che si fa carico di restaurarla e poi quella statua la porteremo qua al centro Maria Teresa, qui al centro polivalente, dove vanno i bambini delle scuole a fare compiti e quindi sarà restaurata. Un gesto deplorevole che condanniamo, speriamo che questi raid che ormai riguardano un po' tutta la città terminino. Serve senso civico, serve senso di responsabilità da parte di tutti. Noi siamo un comune che ha 100 telecamere attive sull'intero territorio comunale, siamo tra i pochissimi in provincia di Teramo. E quando riguardano anche delle strutture, come è accaduto per esempio sulla salita Montegrappa, ma anche qui, quando riguardano addirittura delle statue religiose, comprendete bene che le persone devono iniziare a comprendere che la città non può essere devastata, la città non è, è di tutti e tutti dobbiamo tenerne cura.